Risultato 0-0 al termine di una partita che il Milan, dove il Milan è stato più pericoloso, ma la partita è sempre sullo 0-0. Vediamo il Milan che viene avanti, buone occasioni nel primo tempo, anche se Szczęsny non ha dovuto effettuare miracoli, mentre Memignan non ha effettuato nemmeno una parata. Però non è un incontro di box, non si vince ai punti o si perde ai punti. Ecco Kalulu che recupera una bella palla, Milan viene avanti con molta fatica, c'è un intervento falloso di Kane e l'arbitro ammonisce. Vediamo se il Milan riuscirà nel finale a regalarci questa gioia, a regalarci questa gioia. Attenzione, c'è un calcio di punizione per il Milan. Fra i migliori in campo nel primo tempo soprattutto Tonali e straripante Calabria, ma se i migliori in campo sono un centrocampista e un difensore, vuol dire che là davanti hanno fatto fatica. Milan che ha perso Ibrahimovic, gli è ritornato il problema al tendine. Ora vediamo il Milan che cerca di venire avanti con questo tentativo. Attenzione, vediamo. Ancora il Milan, attenzione, che cerca di venire avanti con... Attenzione. C'è però un cambio quando siamo al minuto 89-50. Vedremo quanto sarà il recupero. Vediamo se Milan riuscirà nel Coupe de Théâtre, in Plauto. Il Milan riuscirà a fare come le commedie di Plauto e deve esserci un Coupe de Théâtre. Chi sarà il Deus Ex Machina? Saranno solo 3 minuti di recupero. Cerca di venire avanti. Non sono anche giusti, non c'era di più. Attenzione, viene avanti. Attenzione alla Juventus, ma viene un intervento splendido di Bennacer che è entrato bene in campo, ma perde la palla, viene avanti la Juventus, attenzione. Quando ormai mancano 2 minuti alla fine, 1-0-0. Attenzione, non trinciamo ancora giudizi, attenzione, se ne va, attenzione alla Juventus che punta, viene avanti, mette in mezzo questo pallone, libera e poi c'è un fallo a favore del Milan. Forza ragazzi. Attenzione. È uno 0-0 che serve a tenere lontano la Juventus, ma non serve ad avvicinare l'Inter. Quindi uno 0-0. Ora vediamo il tentativo del Milan che prova a venire avanti con questo lancio lungo. Attenzione. Ancora il lancio lungo, vediamo se il Milan riuscirà con questo pallone, vediamo, attenzione, dentro per Giroud dentro per Selemaker, per il tentativo ancora del Milan con Krunic, Florenzi, ecco il dai e vai, cerca un dai e vai che non riesce, il doppel pass, Bennacer, non torniamo indietro, vi prego, dare il palla al portiere e si torna indietro. Lancio lungo, niente. Non è stato un bel Milan questa sera. Si è adeguato a una Juventus in vero modesta e il Milan si è adeguato. Vediamo se riuscirà a regalare. L'arbitro non comanda questo calcio di punizione che voleva Giroud. Ancora il Milan. Lancio lungo, dovrebbe prenderla Florenzi, adesso la palla è di Kalulu che l'appoggia, c'è ancora spazio per l'ultimo tentativo del Milan. Mettila lunga Selemaker, adesso è bello vincere, mettila lunga Selemaker che adesso è bello vincere, mettila lunga Selemaker che adesso è bello vincere. Pallone dentro, adesso è bello vincere, ancora, tira da lì, niente da fare. Adesso viene avanti la Juventus. Attenzione adesso la Juventus al minuto 93, altro un pallone bruttissimo della Juventus, una Juventus modesta e purtroppo il Milan non ne ha approfittato. 0-0 che non serve a nulla al termine di una brutta partita e il Milan non è riuscito a farla bella. Peccato, peccato, peccato.